Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi giriamo il video dei preferiti di agosto. Passiamo subito e partiamo dai nostri libri. Allora, i libri preferiti del mese di agosto sono stati tanti in realtà, perché ho fatto delle letture veramente belle, alcune molto deludenti, ho anche abbandonato un paio di libri, ma vi lascio su nelle schede il wrap up del mese in cui vi ho parlato bene 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 di tutti i libri letti nel mese di agosto. Agosto è stato un mese vacanziero, non sono andata da nessuna parte, però mi sono rilassata a casa e stando a casa ho fruito tantissimo di quelli che sono prodotti, seriali, libri, serie TV, film, documentari, podcast, e quindi ho molto di cui parlarvi. Partiamo però proprio dai libri. Alla fine ho dovuto decidere, e fra i libri più belli, secondo me il libro più bello che ha caratterizzato un po' questo mio agosto 2022 è stato Vor di Brian Kaitlin. Ho deciso di dire Vor, ma in realtà è la duologia, o meglio è una trilogia, ma in Italia per ora sono stati tradotti solo i primi due volumi della saga del Vor di Brian Kaitlin. Il primo si intitola Vor e il secondo Gli Ancestrali. Per il terzo in Italia dobbiamo ancora aspettare un pochino per la traduzione. Vor è un romanzo che inaugura questa trilogia fantasy world fiction, caratterizzata dalla descrizione di un mondo immaginario in un'ipotetica Africa centrale barra subsahariana colonizzata. Siamo fra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento e noi seguiamo le vicende di plurimi personaggi. Ma il vero protagonista non sono tanto i personaggi che raccontano questa vicenda in maniera corale, bensì il Vor. Che cos'è il Vor? Il Vor è il nome della foresta. La foresta che sorge alle pendici della città in cui ci troviamo. È una foresta estremamente labirintica, misteriosa, all'interno della quale vivono popolazioni native, non soltanto dei nativi del luogo, quindi gli africani che da sempre sono nati e vissuti lì nel Vor, ma anche di bestie, creature strane, esseri mitologici. Il Vor è un luogo che più che reale sembra essere un luogo leggendario, all'interno del quale riecheggiano mitologie, usi, costumi, tradizioni, folklore tipico di quella parte dell'Africa che, ripeto, in questo caso è immaginaria, ma che trae radici, trae spunto tantissimo dalle vere leggende africane. In più, oltre al tema appunto del Vor, di questo labirinto, di questa foresta in cui ci si perde, in cui nessuno vuole entrare, quei pochi uomini che entrano non tornano più, quei pochissimi che ritornano non tornano come erano entrati. È una storia che parla di tanti 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 personaggi, quindi è molto difficile potervene parlare in maniera riassuntiva, anche perché tocchiamo, ci muoviamo nel tempo e nello spazio, facciamo anche dei salti temporali non di poco conto, quindi in realtà soprattutto fra il primo e il secondo libro ci sono le dovute differenze, ma il vero protagonista, vi dicevo, è il Vor. Che cos'è il Vor? Alcune leggende narrano che sia la valle dell'Eden ritrovata, il luogo in cui Dio ha creato Adamo ed Eva, in cui poi però Adamo ed Eva si sono persi, anzi sono stati dannati. È davvero così? Chi sono gli ancestrali, questi esseri divini, mitologici? Forse sono delle creature alate? Forse sono gli angeli custodi della valle dell'Eden? Insomma, è un romanzo che ha delle tinte che più che fantasy definirei weird, che riprendono un po' Lovecraft, che riprendono un po' Jeff Vandermeer, quella letteratura che ha a che fare col bizzarro, con lo strano, col macabro, con l'inquietante, anche un po' con l'horror, che non è facile da spiegare. Le descrizioni date del mondo del Vor non sono mai delle descrizioni lineari, delle descrizioni che rispondono a delle domande, proprio perché tecnica tipica e, diciamo, elemento tipico del genere della fantascienza world fiction è quello dello strano, del bizzarro, dell'indefinito. Tutto è impalpabile, tutto è sfumato. Anche gli esseri che vivono all'interno del Vor
ciclopi, mostri, coprofagi, cannibali, robot, angeli, cosa sono? Beh, non c'è una risposta ed è proprio questo il bello. Vorre è un mondo straordinario, è un romanzo che mi è piaciuto tantissimo, non vedo l'ora che sta farà editore, pubblichi il terzo volume e non quest'estate, questo agosto, questa canicola, questo caldo e questa noia di appunto non poter andare in viaggio da nessuna parte ma stare in casa, me la sono goduta immergendomi nel Vor, bellissimo. Passando invece alle serie TV, ho molto di cui parlarvi. Direi che la prima serie che mi ha fatta innamorare è stata una serie molto leggera che mi è l'ho proprio assaporata a sorsate, proprio brevi e fresche sorsate. Vi volevo dire la regia. Allora, gli autori del programma sono Mindy Kaling e Lang Fisher ed è Never Have I Ever che trovate su Netflix. Per ora è di 3 stagioni, io ero convinta che fosse conclusiva la terza, invece ho visto che nel 2023 uscirà una 4ª stagione. Sinceramente ne sentivamo il bisogno? Assolutamente no, visto che secondo me la conclusione era perfetta. È un teen drama che a me è piaciuto veramente tanto. Gli episodi sono 30, ma la cosa bella, finalmente, grazie Netflix, è che è una serie fresca, divertente, comica, ma che anche ha delle tinte importanti e abbastanza serie, perché tratta degli argomenti anche talvolta insomma pesantucci, ma lo fa con un piglio giustissimo, secondo me, né troppo leggero né troppo pesante. Di cosa parla Never Have I Ever? La nostra protagonista è una 15enne, un adolescente di origine indiana, nata però e cresciuta in America, che ha l'anno precedente, in prima superiore, ha perso il padre. La perdita del padre è stata una perdita, un lutto violentissimo, anche e soprattutto perché lei ha assistito alla morte del padre, che è morto di infarto mentre lei si stava esibendo con la banda della scuola. Questo episodio così importante, così luttuoso, in realtà passa un po' in sordina nella vita di Devi, che è il nome della protagonista, perché lei non riesce e decide in qualche modo di non voler vivere il lutto paterno. Quindi lei è come se decidesse volontariamente di concentrarsi sulle superficialità, sulle banalità, sulle stupidaggini della vita adolescenziale per non vedere, per non affrontare il grande dolore della perdita del padre. Quindi lei si fissa, in qualche modo questo è l'incipit dell'inizio della serie, poi la serie prende tutta un'altra piega, si fissa che essendo ormai una 15enne ed essendo un po' la sfigatella della scuola, quella di origine indiana, quella strana, quella che parla in maniera strana, che mangia il cibo strano, insomma un po' l'emarginata che ha come amiche tutte nerd, lei prende una decisione, dice basta, io da oggi devo diventare la più figa della scuola e devo fidanzarmi col più figo della scuola e devo perdere la mia verginità. Quella che sembra un'apparente banalissima voglia, desiderio, molto superficiale da ragazzina, in realtà nasconde chiaramente l'esigenza, che poi si farà sempre più forte in Debbie, di far patti con il grande dolore, con il grande lutto della perdita. Da questo desiderio così infantile si muove poi tutta una serie di meccanismi narrativi che fanno muovere e maturare tantissimo il personaggio. Mi è piaciuto tanto il personaggio di Devi perché è una ragazza molto semplice, ma finalmente è un personaggio che non ricalca gli stereotipi dell'adolescente, non è né il genio indiscusso, che, o meglio, lei è molto intelligente, ma perché studia molto, si applica molto, si impegna molto, perché vuole raggiungere degli obiettivi, ma non è intelligente perché tutto le casca dal pero, e non è una protagonista perfetta, anzi è un personaggio veramente talvolta insopportabile, fa delle scelte discutibili, è un personaggio estremamente istintivo, molto negativo talvolta, è una che inizia rumors, è una che non è sempre empatica, non riesce bene a capire, a comprendere l'altro, ma riesce in qualche modo a maturare e a fare un percorso di crescita unico nel corso della serie. Si parla di amore, si parla di morte, si parla di familiarità, di genitorialità, e uno dei temi che più mi è piaciuto e che ho trovato affrontato in maniera eccelsa è il tema della migrazione e il tema della differenza, o meglio di cosa voglia dire essere figli di immigrati e stranieri di seconda generazione, perché in realtà Devi non è straniera, Devi è americana, ma il suo cuore è diviso perché la sua famiglia si trova per metà in India, per metà in America, ma allo stesso tempo lei sente forti le radici
sia americane che indiane, soprattutto nel momento in cui perde il padre, e la propria identità è qualcosa che per Devi deve essere conquistato, perché lei vorrebbe in qualche modo, anche per potersi uniformare a quella che è lo status simbolo anche della ragazza americana, bionda, occhi azzurri, bella, intelligente, cheerleader, pompon, vorrebbe essere americana, ma lei si sente anche indiana. E quindi il tema identitario, il tema della migrazione, il tema dei costumi, degli usi, delle tradizioni, è veramente affrontato molto bene, soprattutto quello della, appunto, dei figli di seconda generazione, di cosa voglia essere dire sentirsi nella pelle sbagliata e allo stesso tempo no. Insomma, sono temi molto importanti, ci sono temi che hanno a che fare tipicamente con la cultura e il folklore tradizionale indiano, si parla di matrimonio combinato, si parla di induismo, si parla di religione, ma si parla anche di tutti quei temi un pochino più frivoli e friccicarelli che hanno a che fare con il mondo adolescenziale. Molto ironico, ma mai per questo banale e stupido. Bello il fatto che le puntate durino solo 20 minuti, ve le papperete, ve le mangerete. Consigliatissimo anche e soprattutto chi è fuori target come me, quindi chi non è più un pubblico adolescenziale, perché secondo me è veramente molto carino. Io l'ho trovato una piccola coccola, mi ha scaldato il cuore, mi ha fatto ridere, mi ha talvolta commossa, mi è piaciuto tanto. Un'altra serie che ho guardato nel mese di agosto e che invece non mi ha convinto, ma ve ne voglio parlare proprio per le ragioni che non mi hanno del tutto convinta, anche perché alla fine penso sia una serie interessante, ed è The Dropout. Questa è una serie targata Star che trovate su Disney Plus. Di cosa parla The Dropout? Innanzitutto vi voglio dire chi sono. L'ideatore è Elizabeth Merriweather ed ha una stagione sola, è una miniserie. L'ho vista principalmente per questo, perché ultimamente io sono alla caccia proprio di serie brevi, perché non ne possiamo più di queste serie che iniziano e non finiscono più con 100-200 episodi di 70 minuti ciascuno. Io non le sopporto più, basta, vi prego. Fate più miniserie, quindi l'avevo iniziata anche e soprattutto perché la storia mi incuriosiva. Infatti la storia, la vera storia di Elizabeth Holmes, è stata una delle più grandi truffatrici americane, condannata nel febbraio del 2022 a diversi anni di prigionia per frode, perché lei aveva aperto nel lontano 2007 una inizialmente startup, poi un'attività chiamata Theranos, che doveva essere lungimirante e illuminante nel mondo medico-sanitario, perché il suo claim era quello di permettere delle analisi del sangue in tutta indipendenza con una sola goccia di sangue. In realtà questo claim si è rivelato fasullo. Lei per anni, per decenni, ha portato avanti un'attività fraudolenta, causando non pochi problemi ai propri pazienti, perché di fatto poi ha portato anche a delle diagnosi errate, anche di malattie abbastanza gravi. Vi dicevo che per Forbes nel 2015 era stata definita Katie Holmes la più giovane e ricca miliardaria fatta da sé dell'America di sempre, sulla base della valutazione di 9 miliardi di dollari della sua attività. Questa è la storia di Elizabeth Holmes e della viene ripercorso l'iter che l'ha portata ad essere la fondatrice di una compagnia gigantesca, enorme, super ricca a 19 anni, perché The Dropout, Dropout in inglese vuol dire mollare la scuola, in realtà mollare il college, è il momento in cui lei spicca. Lei è una ragazza figlia di borghesi, di buona famiglia, si iscrive a Stanford, vuole fare l'università, decide di mollare perché presa da questa idea geniale, secondo lei, che per lei potrebbe rivoluzionare il mondo della sanità. Di fatto è stata una truffatrice. È molto interessante tutta la storia, ma la cosa che non mi è piaciuta della serie è la lentezza. Nonostante siano solo 8 episodi, ogni episodio è lentissimo. Io capisco che la storia sia molto intricata, proprio perché anche dal punto di vista burocratico e legale, tutti gli inghippi che questa donna ha fatto per non essere beccata per tanti anni sono molti. Quindi è stato bello ripercorrere le vicende, ma io sono dell'idea che anche se fosse stato tagliato la metà degli episodi si sarebbe capita benissimo la storia, saremmo stati in grado di apprezzare moltissimo, e invece la serie è troppo 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 lenta. Mi è piaciuto tantissimo l'interpretazione della protagonista, che è interpretata, ve lo dico subito, da Amanda Seyfried, e insieme a lei c'è il vecchio Saeed, che io ho amato tantissimo, che è Naveen Andrews, che è l'attore che
interpretava Said in Lost, io l'ho amato tantissimo, Lost è una delle mie serie preferite, quindi quando l'ho visto ho fatto gli occhini a cuoricino. La serie è interessante a mio parere, nel senso che mi ha permesso di conoscere una storia che non conoscevo e ho capito quanto la retorica del self-made man, del self-made woman, del sogno americano sia talvolta veramente tossica e rischi di comportare delle nevrosi e delle psicosi, così come è successo alla protagonista. Però è una serie che secondo me non è riuscita completamente nel suo intento. Se state cercando qualcosa del genere, cioè che parli in maniera approfondita di una storia, di un caso di cronaca vera, di un'altra donna, grande imprenditrice, grande truffatrice, trovate su Netflix che è Inventing Anna, che parla di un'altra storia vera di Anna Delvey, un'altra truffatrice super famosa. Questo secondo me è un prodotto ben riuscito perché è molto scorrevole, molto veloce ed ha quella giusta dose fra serietà dell'argomento, ricostruzione puntigliosa degli eventi e invece la parte più fictional, la parte più di finzione, la parte più anche sbrilluccicante di questo mondo favoloso che porta la protagonista a truffare gli altri, che poi qual è la ragione? È l'ego smisurato, il narcisismo, ma sono i soldi. Invece in The Dropout questa questione legata ai soldi, al narcisismo, all'ego non viene scavata abbastanza, non si scava tanto nel personaggio, quindi mi è dispiaciuto molto per questo. Passiamo ora invece a il podcast del mese, che per me è stato uno e uno solo, ed è Pharmacon. Mi è piaciuto tantissimo, io l'ho scoperto grazie a uno degli autori, che è il narratore, una delle voci che lo racconta, che è Ruggero Rollini. In realtà il podcast non è soltanto di produzione esclusiva di Ruggero Rollini, ma anche di Francesca De Rugo, Andrea Tavernaro e Francesca Zavino, ed è un podcast fatto benissimo. Allora, gli episodi sono pochi, se non sbaglio sono circa 6, e ripercorriamo la vicenda del talidomide. Il talidomide è stato un farmaco rivoluzionario sviluppato intorno agli anni 50 e 60, rivoluzionario per svariate ragioni, ma purtroppo fallibile per molte altre. Negli anni 60 è scoppiato infatti il caso talidomide, perché si scoprì che quel farmaco, che tanto era stato decantato in quanto un farmaco dato, somministrato alle donne in gravidanza contro le nausee, un farmaco che serviva veramente tanto e funzionava, uno dei pochi farmaci che funzionava contro le nausee da gravidanza, si scoprì, ahimè, diversi anni dopo, provocare delle gravi malformazioni fetali. Infatti provocò circa 16.000 casi di deformazioni ai danni degli allora feti e poi persone adulte, causando soprattutto focomelia. Racconta la storia di vite intere, di famiglie intere distrutte dalla vicenda del talidomide. Pensate che il talidomide era stato rilasciato negli anni 50 e in Italia soltanto nel 62 ne venne bandita la vendita. Ci vollero veramente tantissimi anni per far uscire allo scoperto quello che è stato uno scandalo enorme, proprio perché l'allora farmacovigilanza praticamente era inesistente. Qui ci si concentra molto sul caso italiano, ma vengono portati alla luce anche casi europei che hanno in qualche modo in alcuni casi differito, in altri sono stati molto simili a quello italiano. Cosa non ha funzionato? Come mai non si è portata prima alla luce i gravi effetti collaterali portati dal farmaco? Che fine hanno fatto oggi quelle persone che sono state colpite dai gravissimi effetti collaterali? Oggi sono uomini e donne adulti. Come vivono? Come hanno vissuto? Lo Stato se ne è preso carico? In che modo? È una storia che è anche una storia di denuncia sociale di quello che è accaduto, facendo in modo tale, sperando che non accada più. È una bellissima storia di percorso, di cosa voglia dire un farmaco, una cosa che per noi è quasi banale, che entra nelle nostre vite quotidianamente. Prendere una pillola è un'azione che noi reputiamo essere quotidiana, ma se siamo oggi, anche se abbiamo i gradi e i livelli di sicurezza, di farmacovigilanza, è perché in passato sono accadute delle grandi disgrazie, e questa è una di queste. Veramente un podcast fatto benissimo, soprattutto perché alla fine dà la voce a coloro che hanno vissuto sulla propria pelle il disastro in qualche modo, anche se poi disastro non è nemmeno la parola corretta, perché per molte persone che sono cresciute, sono nate e cresciute con la focomelia, questa è la loro vita, non è un disastro, non è una qualcosa su cui piangere lacrime, quindi
c'è anche grande, grande umanità nell'affrontare un tema così delicato. Si parla però di intrighi, si parla di sotterfugi, ahimè, si parla di silenzi. Che ruolo ha avuto la farmacologia in tutto questo? Veramente un podcast molto molto bello, non posso far altro che consigliarvelo, lo trovate praticamente su tutte le piattaforme, io l'ho ascoltato su Apple Podcast, ma l'ho trovato un po' ovunque. Straconsigliato anche perché secondo me è la giusta lunghezza, né troppo breve né troppo lungo, si prende tutto, in tutte le sue puntate, il tempo adatto per raccontare una storia straordinaria. Vorrei quindi chiudere in bellezza con l'ultimo preferito del mese delle narrazioni, passiamo oggi a tema, non lo so, serie TV barra documentario, io lo metto un po' in mezzo. Diciamo la cosa preferita del mese di agosto, il mio mese di agosto è stato caratterizzato da una cosa, il barricarmi in casa le sere troppo agostane e calde in cui non si respirava ed ero a Firenze a morire con Un giorno in pretura. Allora ragazzi, io ho fatto questa scoperta che è stata la scoperta dell'acqua calda, io ho sempre guardato Un giorno in pretura fin da quando ero piccola, sono una mega mega fan, Roberta Petrelucci nel cuore, veramente in the heart, ma non sapevo che il RaiPlay avesse messo in disposizione in streaming quasi, purtroppo non sono tutti ahimè, ma quasi tutti gli episodi li trovate gratis su RaiPlay. Cos'è Un giorno in pretura? Se non l'avete mai visto, cosa state facendo? Correte! Se siete come me degli amanti del crime, dell'investigazione, delle storie, della legislazione italiana, dovete guardare Un giorno in pretura. Un giorno in pretura è bellissimo. Allora, è il più bel, secondo me, programma televisivo che ha a che fare col mondo dell'investigazione, della criminologia, della legislazione, anche della giurisdizione, perché sono semplicemente, senza tanti fronzoli, senza tanti commenti, le riprese dei processi, di alcuni dei processi più importanti della storia italiana, dal processo Ciontoli al processo Erba, ce ne sono veramente tanti, alcuni molto molto famosi, quelli che vi ho citato adesso, per esempio ovviamente Sara Scazzi, Avetrana, appunto, ce ne sono veramente tanti, ma anche non necessariamente omicidi, il G8, Fabrizio Corona, ce ne sono veramente tanti, e molti che hanno a che fare col mondo della mafia. Ci sono però anche dei processi veramente misconosciuti. La cosa bella è proprio questo, che noi siamo dentro il processo, siamo accanto al PM, siamo accanto ai giudici, alla difesa e all'accusa, e non c'è alcuna retorica, non c'è voyeurismo, non c'è narrazione. L'episodio inizia e finisce con Roberta Petrelucci, che è la presentatrice, che ci presenta brevissimamente, in maniera estremamente oggettiva e minuziosa, il caso, cosa è accaduto, cosa sta succedendo, cerca di tradurre per noi poveri mortali le parole un po' in burocratichese, in giurisdicese degli avvocati, ma noi siamo lì con loro. Guardiamo i testimoni, li ascoltiamo parlare, ascoltiamo la ringa degli avvocati e ascoltiamo il verdetto finale. Bellissimo. Se non siete mai stati ad un processo, lo spero per voi, io grazie a Dio non c'ero mai stata e non sapete come funziona la legge italiana, la bellezza e la bruttezza della legge italiana, che talvolta funziona molto bene, talvolta affatto, beh, dovete guardarlo. La cosa che mi piace, proprio perché vi dicevo, talvolta, nonostante io sia una grande amata di investigazioni, di crime, il lato voyeuristico, morboso, lo odio. Ci vuole sempre un grande rispetto nei confronti delle vittime, chiunque esse siano, dei familiari, e secondo me Un giorno in pretura è estremamente rispettoso perché non fa una narrazione iperbolica dei fatti, si limita a riportare quello che accade in aula, che è la verità del nostro sistema giudiziario, che serve anche ad aprirci un po' gli occhi a quelli che sono appunto gli eventi reali. Molto molto bello, troverete tantissimi casi, molti io non li conoscevo, alcuni sono abbastanza soft, vi dicevo, alcuni sono rapine, per esempio, Non ci scappa sempre morto, grazie a Dio. Altri sono dei casi veramente forti, ce n'è stato uno sull'ultimo criminale di guerra nazista processato in Italia negli anni 90, che è stata una roba sulle fosse ardeatine, ecco, quello per dire, sono stata veramente male. Quindi attenzione, mille trigger warning, comunque Robertona nostra, per me unico Dio. Poi iscrivetevi su Facebook a Un giorno in pretura, perché ci sono dei meme che vi fanno volare altissimo, e niente, per me questo agosto è Un giorno in pretura. Fra l'altro vi volevo dire che ci sono, non tutti gli episodi, ma molti episodi dal 2011 al 2021, quindi io ancora non li ho finiti ed è da agosto che li guardo, quindi figuratevi, se vi piace ne avete a bizzeffe.
Io direi che la smetto qui, fatemi sapere quali sono stati i vostri preferiti del mese, le vostre categorie, cose, cibi, persone, viaggi, foto, outfit, fogli di giornale, canzoni di Tiziano Ferro, fatemi sapere se conoscevate i miei preferiti del mese, io come sempre vi saluto, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!